Salve, voglio leggervi alcuni miei aforismi. Il piacere è un fattore organico, positivo, psichico e metafisico. Una trombata, ad esempio, o un pasto piacevole viene metabolizzato dalla stessa fonte di energia. L'uomo può volendo rinunciare a una donna come nutrimento e godimento, non può evitare volendo piacevolmente d'alimentarsi con qualcosa buona come il pesce o carne d'uccello. Mettere l'uccello nel contenitore della donna significa togliersi libertà di peso e voler volare. In più questo castigo rende categoricamente e simbolicamente l'uomo universale e al centro d'attenzione. L'ironia rende l'uomo superfluo e lo costringe ad essere un multiplo di esagerazione, quasi a volerlo umiliare per castigarlo. Oggi essere normale risulta anomalo se consideriamo l'uomo quasi essere come fonte di benessere. Il vero tifoso non è sempre quello che tutto conosce di calcio. A volte si lascia andare e tutto considera senza desiderare. Più ti urta e più non lo capisci e non accetti i suoi dispetti che in fondo non sono quelli della squadra come nessuno inquadra. L'uomo è insaziabilmente ciò che resta fra un dio e un animale razionale e simbolico. L'anima dell'uomo riflette su Dio che, fattosi uomo, principalmente risente di ciò che la natura offre e dispone come animale. Purtroppo oggi la politica italica è sempre più ritenuta una barzelletta e questo indispettisce il popolo. L'italiano medio non ama o desidera preso per il culo o al massimo per la gola. Ogni peccato politico fa riflettere su ciò che veramente siamo. Il bel paese non va soltanto criticato per ciò che comunemente in disaccordo consideriamo mafia. La mafia nasce per responsabilizzare stabilizzare il sistema e quanto più il sistema si limita a essere uguale per tutti, ognuno avrà diritto e dovere di avere. Avere paura della morte è un peccato, poiché non aiuta ad allontanare il male. Tutto il male si combatte evitando tutta la paura come fosse un'avventura. Il desiderio può unire ogni cosa, anche se l'uomo non nasce da un desiderio, ma felicità. La felicità deve contenere un'altra similitudine come abitudine. L'uomo per essere felice deve raggiungere scopo come energia reciproca. Lo sbaglio è ammesso soltanto per imparare a conoscersi. Se poi lo sbaglio non aiuta, allora è meglio lasciar perdere e appendere un chiodo come punto e appoggio. La morte ci accompagna ogni giorno, è la nostra amica di viaggio. Bisogna risvegliare ciò che in amore si chiama desiderio. La parte nascosta, quella più vicina al presente, è il tempo che varia. In psicanalisi questo richiamo fra desiderio e tempo può arricchire ciò che alimenta d'energia l'essere.
Lo scopo della vita è uguale al sogno, comunione fra tempo e spazio. Per questo la morte risulta eterna. Senza vita e resta un sogno senza tempo. Oggi sappiamo tutti che la psicanalisi rende possibile l'impossibile desiderio. Per questo è una scienza diseguale e superiore alla fantasia. Quando Carl Gustav Jung incontrò la prima volta a Vienna Sigmund Freud, lo stesso Freud ne contemplò sogni che rimasero desideri, mentre per Jung incomplessi. Dovete pensare alla vita come una storia in più, che non a caso termina come una commedia. Fare sesso a volte è faticoso se consideriamo un pezzo di carne unto come belva feroce. Il sesso non è benedetto dal Signore, ma dalla signorina. Oggi si sente spesso bestemmiare un uomo incapace, mentre spesso la donna prega e predica senza parolacce. Il vero amico è colui che in te si nasconde e in sé si confonde. Non c'è amicizia più ricca del diavolo. Prima ti offre tanto gratificando e poi ti chiude sbattendo la porta. Ora chiedo silenzio, poiché voi date ascolto non alle parole, ma alla voce della natura e alla solitudine come abitudine. L'amicizia è fatta così, quando più ti accorgi di sorgi che indisturbatamente rosicchiano, quanto più eviti di aggiungere il pasto come impasto o pasticcio come bisticcio.